per numerosi comuni della zona. Quindi è una materia da trattare con grande attenzione, con grande delicatezza, con grande puntualità, perché una volta che si determina una decisione, il rischio di compromissioni ambientali, idrogeologiche, con ripercussioni dal punto di vista della tenuta complessiva degli ecosistemi e della stabilità economica di questi territori, è un rischio effettivo. Pertanto con questa iniziativa, e con, mi avvio alla conclusione, signor Presidente, noi vogliamo chiedere al Governo se sia conoscenza di questi fatti che abbiamo sin qui riportato e se intenda assumere ai fini, ripeto, della salvaguardia degli equilibri degli ecosistemi lacuali una specifica iniziativa al fine di prevenire e limitare al massimo possibili eventi di esondazione del lago conseguenti al nuovo regime di regolazione dei livelli d'acqua e per contrastare le conseguenze negative sulla redditività e competitività dei servizi e sulle attività produttive legate alla recettività turistica del Lago Maggiore. Grazie. La ringrazio, sottosegretario, per l'ambiente e la tutela del territorio. Il mare. Silvia Velo, facoltà di riprendere. Sì, la sperimentazione di nuovi livelli di regolazione estiva del Lago Maggiore è stata approvata con delibera del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po nella seduta del 12 maggio scorso. È previsto che al tavolo tecnico incaricato di coordinare l'andamento delle attività partecipino anche le regioni Lombardia e Piemonte, il Dipartimento della Protezione Civile, l'Agenzia Interregionale per il Po, il Consorzio del Ticino e altri enti interessati. L'incremento del livello estivo di regolazione del Lago Maggiore era stato richiesto nel 2012 dal Consorzio del Ticino. Esso consentirà di mettere a disposizione una maggior riserva d'acqua adeguata a sostenere nel periodo estivo il rilascio delle portate di deflusso minimo vitale senza ridurre le dotazioni oggi disponibili per l'agricoltura irrigua di valle, nonché a sostenere nei periodi di prolungata siccità la portata del fiume Po. In relazione tuttavia ai possibili inconvenienti conseguenti all'innalzamento del livello del lago, come correttamente riferito dagli interpellanti, si è resa necessaria una fase di sperimentazione. È stato predisposto innanzitutto un primo modello previsionale per la simulazione dei livelli del lago in occasione di piene ordinarie e straordinarie, il quale ha evidenziato come un innalzamento fino a 1,25 metri, corrispondente al primo step della sperimentazione, non dovrebbe comportare alcun aumento del rischio idraulico delle aree circonlacuali e sublacuali. Sono state allo stesso tempo definite talune cautele per la fase di sperimentazione, quale adeguate modalità di svaso preventivo in concomitanza con eventi di piena, l'affinamento ulteriore del modello idraulico di simulazione dei livelli lacustri in corrispondenza di tutte le stazioni di misura, ivi incluse quelle in territorio svizzero, nonché programmato un attento monitoraggio degli effetti dell'innalzamento sperimentale sui territori ripariali e sul complesso degli interessi dei soggetti rivieraschi, a monte e a valle, prevedendo l'utilizzo di tutti gli strumenti previsionali di allertamento disponibili in modo da consentire, ove necessario e con adeguati tempi di preavviso, le occorrenti manovre per lo svaso preventivo del lago. La ringrazio. Può replicare l'onorevole Borghi. Grazie Presidente. Ringrazio il rappresentante del Governo che ha fatto notare come le istanze che abbiamo avanzato in una iniziativa che è stata sottoscritta oltre che da qui presente anche da altri 30 deputati del gruppo del Partito Democratico siano osservazioni corrette e vadano nel senso di una legittima esigenza e preoccupazione. Vede, signora Sottosegretaria, perché noi chiediamo un ingaggio diretto da parte del Ministero dell'Ambiente che spero possa arrivare, anzi ne ho, conoscendo la sua sensibilità oltre che quella del Governo, ci sarà rispetto a questa nostra iniziativa parlamentare? Perché quando si parla di questioni di questa natura, il